E quando è che sei, dopo, sei venuto su a Milano quando tu? Avevo 6-7 anni. Ah, perché sono venuti sui tuoi? Sì. E tu al seguito? Sì. Poi sono ritornato da solo. Allora sì, cominciamo. Quindi tu sei nato nel 31 e poi hai detto che sei venuto su quando avevi 7 anni? Circa 7 anni, perché il cognato di mio padre lo convinse a venire a Milano perché a Milano economicamente si stava molto meglio. E Tuo così padre che mestiere faceva? mio padre è contadino Cosa ha fatto? e qui faceva il stracivendolo. Allora si chiamava stracivendolo, sarebbe l'equivalente dell'operatore sociale Ecologico. ecologico che si dice oggi. Si andava in giro a comprare giornali, ferro, metalli, eccetera, no? E lui era, diciamo, commerciava in questo mio zio, no? Dava il mezzo alla persona che voleva lavorare, questo andava in giro per Milano gridando strascè, quindi si sapeva che uno scendeva giù come il muletta, no? Dice che aveva bisogno. Gli davano quattro soldi e poi andava da mio zio, li rivendevano la merce. E tuo padre ha cominciato a fare Mio anche questo? padre ha fatto lo stesso lavoro, soltanto che dopo è scoppiata subito la guerra, morì mia madre e mio padre non Morì per tenne cosa morì tua madre? di malattia, morì di malattia. Allora non tenne più necessario rischiare di morire sotto i bombardamenti a Milano e ci ha riportati indietro a me e mia sorella, eravamo con mia sorella. E sono stato fino al 47 a Canosa, dal 39, dal 42, penso che il 42 morì mia madre, siamo tornati indietro il 42, sono ritornato il 47 da solo. Cosa facevi tu? Hai fatto un po' di scuole? No, io ho fatto soltanto Elementari? le scuole elementari, Sì, e basta. basta. Qui ho conseguito la quinta elementare a Milano, quando sono ritornato. E poi cosa facevi? Davi una mano a tuo padre? Facevo il contadino, davo una mano a mio padre, Sì. sempre giù quando ero ancora bambino. Ma no, non mi piaceva, l'unico mestiere che non mi piaceva era proprio il contadino. Mi piaceva la campagna soltanto d'estate, con i bei fiori, tutto. Però d'inverno era duro e ci trattavano male, io mi ricordo come un sogno, avevo 5-6 anni, a cogliere le olive d'inverno e piangevo perché mi bruciavano le polpastrelle delle dita e ai ragazzini ci sfruttavano, a chi faceva chi riempiva più cesti aveva un premio alla fine, no? E quindi ci si faceva la lotta fra bambini, eccetera. Ma tuo padre lavorava la terra ad altri? Sì, C'era? mio padre Sì, non è mai stato non aveva padrone, mai fatto la terra. lui era un bravo contadino e faceva anche le mietiture, lui era quello che faceva una specie di imballo di tutte le. Di quello che si raccoglieva quando una volta pulito il grano rimanevano tutta la paglia, facevano dei montoni che sembravano delle casette e lui era bravissimo in questo ed era ricercato su questo e quindi diciamo che si viveva in poche parole, anche se poi alla fine era costretto a chiudere il pane a chiave perché io avevo sempre fame e Quindi hai quindi. fatto un po' la fame, si può No, dire. veramente io ho fatto tanta Tanta fame, fame. prima e dopo, sempre quello purtroppo. Perché Allora, quando sono ritornato a sei Milano, tornato a Milano? A un certo punto hai deciso sì, che... ne ho tornato a Milano perché mia madre aveva chiesto a mio padre di promettergli di non farmi fare il contadino. E così, dato che a Milano era la sorella di mia madre, questa qua, ho deciso di tornare da loro e purtroppo il caso ha voluto che fra me e mio zio, che non, lui non era niente per me, tranne
tranne che mia zia, che era la sorella di mia madre, si era stabilito un reciproco, diciamo, contatto di antipatia. E quindi lì ho vissuto male tutta la fase finché sono stato con loro. Tu avevi 16-17 anni quando sei tornato su. Quando sono tornato su avevo Sì. già 17 anni, sì, Sì. all'incirca. E sei stato qualche anno a casa della zia e dello zio, Sono diciamo. sempre stato, ho vissuto con loro come famiglia. Quindi, Sempre stato da quando sei tornato su, da quando diciamo. sono ritornato, sono sempre Sì. stato loro. Io però all'inizio avevo trovato dei lavori da fare, ho fatto diversi lavori, Esempio? e ho fatto il calzolaio, ho fatto il materassaio, ho fatto il tornitore, l'ultimo mestiere era il tornitore. Li hai imparati tutti al momento, però, però. Sì, soltanto che a me mancavano 2 anni per diventare capo tornitore. Ora, dato che mio zio aveva questo lavoro che gli fruttava moltissimo, ma si lavorava molto, no? E quindi litigavano sempre con la moglie, con mia zia, perché io, finito il lavoro, dovevo andare a dargli una mano. E così alla fine io, come l'uso, non voglio offendere i meridionali, come uso dei meridionali, quando si è a cena è l'ora di litigare, e quindi puntualmente litigare, io sapevo che litigavano per me, e poi alla fine dissi no, non è più possibile stare con loro, me ne andai, soltanto ho durato un paio di giorni, non sapevo dove andare. Andai in albergo a dormire, poi è ritornato e alla fine poi ho conosciuto Anna, e ci siamo sposati e così mi sono liberato Come della l'hai famiglia. conosciuta, E Anna? per mezzo sempre di una sua amica, perché Anna faceva la sarta ed abitava dove aveva il magazzino, dove si lavorava, dove lavorava mio zio, che aveva la bottega mio zio. E lì l'ho conosciuta casualmente, l'ho accompagnata, io ero timido, lo ero e lo sono, un po' meno comunque, per fortuna, no? Qui ci siamo conosciuti in quell'occasione che l'ho accompagnata a casa. Lei c'aveva la famiglia qui a Milano? Sì, lei aveva la famiglia Perché qua a lei è della Milano. Valtellina. Di No, dov'è che no, lei? lei è nata a Milano, la madre si chiamava Kofer, Sì? Di quindi dov'era? ha preso, è austriaca, Ah, proprio austriaca. sì, era austriaca, e quindi ha preso il nome della madre perché il padre, diciamo, era figlio di Enne, lei. Ah, capito. E quindi, conosciuto lei, siete andati a vivere subito insieme? Siamo andati a vivere subito insieme e per anni siamo andati a vivere nelle pensioni perché io non avevo una lira. Lei Lei? ne aveva meno di me, per di più sua madre e suo padrino, diciamo così, Sì. non mi potevano vedere perché ero meridionale e diceva: sai, i meridionali sono cattivi, quando ti sposi ti picchierà, vedrai, ti sfrutterà, eccetera, eccetera. Alla fine ho detto, qui ci fanno morire, tanto vale che andiamo in pensione. Cazzo, ma spendevate tanti soldi, anche se non era l'albergo di Piazza Infatti, Duomo, purtroppo, io avevo però la possibilità di guadagnare un po' di più per il mestiere che facevo, c'era una certa libertà, per cui se io guadagnavo oltre il mio lavoro che facevo, che mi davano poco, che gestiva mio zio, ovviamente io sì. non ho mai gestito niente dei soldi che guadagnavo. Ho cominciato dopo che ho fatto un'azione nei confronti di mio zio a percepire qualche cosa Azione cosa ogni legale? settimana. Cosa vuol dire No, azione? l'azione, dato che io ero responsabile del magazzino, delle merci. Sì? Ho venduto un po' di merci di nascosto. Hai detto io smerciavo della roba? Ecco, smerciavo della roba. Neanche a farlo apposta, se ne era accorta,
la madre dell'amica di mia moglie, di quella che era la mia moglie, che lavoravano insieme, no? Sì. Mi chiamò e disse, lei era una milanese, proprio milanese d'origine, disse: Cesare, io ti conosco, sei un bravo ragazzo, per ora lasciamo stare le cose come sono, però basta che le cose non si ripetano. Io gli dissi: guardi, io non mi vergogno di quello che ho fatto e sono pronto a farlo. Ho la ragione, te l'ho spiegato, gliel'ho spiegato, dice: vuoi vedere una cosa? Gli ho detto. Ho preso il tacco della scarpa che mi mancava, dico: sono 2 mesi che a me mi manca questo tacco della scarpa e mio zio non ha i soldi per mettermela a posto. Non so cosa avrebbe fatto lei al mio posto. Poi venne invece il giorno dopo, andò a dirlo a mia zia, puntualmente, come sa, Alla zia accade. che poi l'ha detto allo zio? E che poi ha detto allo zio. Sì. Fortunatamente i miei cugini, che aveva 4 figli, mia zia, mi dettero ragione, dice: sai, Cesare ha ragione, anche lui ha un'età e ha bisogno di una certa autonomia, e non è che deve chiedere tutte le volte a noi per comprarsi qualche cosa. E cominciò a darmi la paghetta, diciamo così. Ma Quanti anni non... avevi, secondo te, più o meno, a quel Ormai periodo? avevo già 18-19 Sì. anni E quando... già stavi con l'Anna? Sì, io ho conosciuto prestissimo Anna. Lei cos'ha, la tua età, più vecchia, più giovane? Più vecchia di 6 mesi. Ah, beh, Scusi, più giovane, ah, più perché giovane. lei la fa questi giorni qua di te. Ho capito, e Quindi quindi ti ho cominciato dalla paghetta. è cominciato dalla paghetta. Poi ho pensato di metterle un po' da parte, no? E mio zio disse: anziché tenerli tu questi soldi, me li dai a me, tu quando hai bisogno te li do, perché metterli nel commercio, così almeno noi possiamo migliorare le condizioni. Io ero ingenuo, non capivo niente di queste cose qua, e quando avevo bisogno i soldi non ce n'erano mai, per cui da una parte sembrava che me li dava, dall'altra poi non mi... Allora dissi: guarda, a questo punto io voglio provare a lavorare in proprio. Dice: va bene, dice, bisogna comprare. Allora si chiamavano motocarro, Sì. era un mezzo a 3 ruote, no? E soltanto che i soldi non ce n'erano. Venne a sapere dopo, perché chiesi al commerciante, dice: ma mio zio ti ha pagato? No, dice, mi pago un po' alla volta. Malgrado lui, io sapevo di avere i miei soldi da parte, eccetera. Quindi facevo il lavoro e portavo la merce a lui. Portavo la merce a lui, me la pagava bene, per di più potevo fargli straordinari, finito il mio lavoro, sempre lavorando con lui, dove... Si riusciva a guadagnare Ma come qualcosa di facevi a quello. portargli la roba se non c'avevi il tre ruote? No, ce l'avevo poi. I tre Ah, ruote l'aveva comperato. sì. No, ma lui l'ha pagato a rate, ma io sapevo Sì. Ma di averlo i soldi. lì ti eri già messo da Quindi, solo ormai, diciamo. esatto, Sì. sì, stavo da solo, però ero sempre in casa loro in Ah, pratica. sì. Però dormivi in pensione con l'Anna? Dormivo in pensione con la... ogni tanto. Sì. E quindi so che sembra un po' incasinato, ma un No, no, po' è la così. mia storia è fatta un Ma po' la vita è così, incasinata, è un no? po' Sì. intrecciata di queste disavventure. E a questo punto c'è stato un episodio che io ho trattato male mia zia, no? Perché mi avevano detto che io gli avevo rubato. Per la semplice ragione che io ho pensato: adesso ho una casa, però non ho soldi, non come facciamo? Qualcosa dobbiamo comprare. E avevo comprato, non mi ricordo, delle sedie, una radio, eccetera. Mia zia la venne a sapere e disse: perché tu hai rubato i soldi per comprarti questo e quello? Un attimo d'ira, perché vivevo male, ero molto nervoso, guai che mi toccavo con un dito, le dette un grande spintone. Fortunatamente la finestra del,
della stanza era chiusa perché allora era bassa, era sì. al di sotto del metro e non è caduta giù. Loro poi chiamarono mio padre, ovviamente mio padre non dava ragione a me, perché prima perché sapevano che era anarchico e il fatto di essere anarchico non gli andava genio, né a mia zia né a mio zio, e mio padre incominciava anche lui. Allora dissi a mio padre, guarda, se credi a loro te ne puoi anche andare, perché a me non me ne frega più niente di nessuno. E hai rotto i rapporti? Momentaneamente ho rotto i rapporti, poi più tardi capì anche lui per me, perché avevo un altro zio toscano che le avevo raccontato della mia situazione, e lui ebbe la possibilità di vedere in effetti come mi trattava, chi ero, come mi comportavo, eccetera, e disse a mio padre che aveva sbagliato tutto perché la colpa era di mio zio, eccetera. Posso? Ti interrompo un attimo, perché tu hai già detto, hai già parlato di anarchia. Stavo per dirglielo. Sto per dire, perché inizia? Tu hai detto, sì. Sapevo che ero anarchico, ma da dove? Sì. Allora, fermi un attimo, noi adesso, in questo periodo che tu stai raccontando, quanti anni avevi, più o meno? Stavo vedendo la spinta alla zia, eccetera. Eh beh, adesso lo ricordo esattamente, avrò avuto 15, circa 19 anni. Allora, se hai 19 anni saremmo nel 1950. Cosa c'entrano sì. gli anarchici? Da dove saltano fuori? Tu dici ero anarchico, perché? Sì. Perché eri anarchico? Conoscevi degli anarchici? Avevi letto qualcosa? Canosa, non Canosa? Come era nata la storia? Dunque, a Canosa io sentivo parlare di anarchici, ma non capivo niente, non mi interessava. Da chi non... sentivi parlare? Dalla gente così? Dalla gente così, e anche perché poi per un episodio, dato che gli anarchici misero un grande manifesto, no? E un po', diciamo, messo un po' nel ridicolo, sì. adesso l'espressione non mi viene, dove dice, buongiorno, dice, allora quando ci si incontrava tra contadini, dice, come va, come stai, dice, allora la frase del manifesto diceva, cum bea, cum scema, compare, come andiamo in italiano, no? Dice, come vuole Dio, è l'anarchico che risponde, no come vuol Dio, come vuole il padrone. E mi rimase impresso questa cosa come anarchico. Che dice. Però non mi interessava più di tanto. Quando sono venuto poi, rientrai a Milano, nel mestiere che facevo ho incontrato un mio paesano di Canosa, era un po' più... che era anarchico. Come si chiamava? Te lo ricordi? No, purtroppo non mi ricordo. Per mezzo di lui poi è venuto a sapere che c'era la Umanità Nova e che c'era una compagna che aveva un chiosco di giornali in via Orefici. E lì ci siamo trovati in tre o quattro, sempre del mio paese, tre o quattro canusini, che formavamo all'incirca un gruppo, ma non eravamo legati a nessun movimento, eravamo così, ci trovavamo insieme, alla domenica si andava a comprare il giornale da... Ti ricordi come si chiamava? Purtroppo i nomi... Augusta Fargo. Augusta, brava, Augusta, sì. Piccolina. Piccolina, simpatica. Milanesona, mi sembra. Molto milanesona. Che parlava in dialetto, conosciuto anch'io. E quindi voi andavate all'edicolo dell'Augusta? Andavamo all'edicolo che è proprio davanti al Duomo, è proprio centralissimo di centralissimo, Milano. Sì. E si parlava degli argomenti che portava Umanità Nuova. Sì. Nella stessa zona, un poco a un centinaio di metri, c'era una bottega di calzolaio di un altro anarchico, un canosino, e lì si trovavano tutti i compagni che si trovavano di passaggio, passavano di là, era un punto di riferimento per molti compagni che lo conoscevano. Ed era uno che conosceva molto bene il movimento, e lì si parlava del più del meno e cominciavo a conoscere, a sapere, diciamo, l'ABC dell'anarchismo. Sì.
perché io ho avuto difficoltà ad essere anarchico per via della religione, Perché eri perché era religioso, religioso, e continuavano sempre a dirmi: ma come fai a essere, tu non puoi essere anarchico se credi in Dio. Dice: vabbè, ma io non è che credo in Dio come lo credono tutti gli altri, non è che vado in chiesa, io ci credo e basta. E loro ti facevano tutto un grande discorso, in modo. Alla fine mi impegnai, io mi ricordo l'unica cosa, un impegno per circa un anno, non ho fatto altro che leggere libri, opuscoli sulla storia della religione, sulla religione, finché alla fine mi sono liberato dalla. Soltanto che feci, diciamo, un atto che potrebbe essere considerato vandalico, per vedere se effettivamente mi ero liberato di questa paura del divino, così, no? Allora, un giorno, dato che in ogni casa c'è sempre un quadertino della Madonna, di Gesù Cristo, in casa di Anna c'era un crocifisso, ecco, di quelli fosforescenti. Allora, io abitavo nella zona Naviglio a Milano. Allora, presi il crocifisso, sono uscito, alla sera sono uscito, passato, e l'ho buttato giù nel Naviglio. Ci ho detto: se Gesù Cristo è vero, tornerà a casa da solo. Sembra una stupidaggine, ma erano cose che pensavo, Hai insomma, fatto da se solo io quel gesto? fatto da solo non l'ho mai detto a Non l'hai nessuno, detto? Sì. no, infatti, che tanto è vero che Anna mi disse: ma qui c'era un crocifisso. Che ne so, a me mi viene a dire i crocifissi, dice, non mi interessa. Allora ero convinto, ormai mi ero liberato di questa paura e quindi mi sentivo anarchico come tutti gli Sì. altri. E continuavi a frequentare un po' l'Augusta e E questo continuavo a Sabatino. frequentare. Avevi Poi, conosciuto qualcun altro in quell'epoca o no? no, in quell'epoca ho conosciuto Pinelli, ma l'ho Ti ricordi come conosciuto. l'hai conosciuto? Sì, infatti è stato il 65, nell'aprile del 65, c'è stato, mi pare che sia all'apertura del circolo Sacco e Sì. Vanzetti in via Murillo. L'avevo letto su Umanità Nuova. E allora ho preso l'occasione per incontrare questi anarchici, che oltre quei 4-5 canusini, altri non ne conoscevo di quelli È la che prima volta che entravi in una sede erano. Era la prima anarchica? volta che io entravo in una sede anarchica, tant'è vero che rimasi sorpreso nel vedere che era pienissimo. Non avevo mai visto tanti anarchici messi insieme, la maggior parte erano giovani, ma c'erano anche qualcuno della mia età, che allora avevo 36. 37 anni, grosso modo. E lì ho conosciuto Pinelli. Pinelli si è accorto che io ero un po' sprovveduto, mi vedeva da solo. E alla fine, prima della chiusura, mi si avvicina e mi dice: ma tu, dice, da come sembra, non sei di Milano, tu certamente sei un terrone. Mi dice così, no? Sì, dice, sono di Canose, di Canose, a Canose, cioè, so che c'è un movimento anarchico forte, ne parlano tante. Sì, io sono anarchico. Allora mi disse: senti, io ho bisogno in settimana di andare a volontinare, verresti a darmi una mano? Io dico: non c'è problema, quando vuoi. Lui dice: guarda, io qui quando vuoi tengo aperto 2 volte alla settimana, ma a volte anche tre, perché io ho un lavoro che faccio i turni di notte, quindi quando ho delle ore molto libere e le passo al circolo. Dato che casualmente anche il mio lavoro mi consentiva di avere degli spazi liberi, diceva: va bene, ci vediamo appena posso. Io sono andato la settimana successiva, però in effetti non c'è stato nessun volantinaggio. Loro pensate che voleva mettermi alla prova se effettivamente ero interessato a militare, no? E dopo, grosso modo, un mesetto e mezzo così, mi fece la proposta se volevo entrare nella gioventù libertaria. Io disse: che gioventù libertaria? Abbiamo quasi 40 anni, chiami gioventù libertaria. Ma in effetti il più anziano era lui e io, gli altri erano più giovanissimi.
ed erano tutti studenti. Li avevi conosciuti? Che c'era Amedeo, chi c'era? C'era già, avevi conosciuto anche lui? No, non ancora. Quando Pinelli mi fece la proposta, non conoscevo ancora Amedeo. Sì. Non so neanche se, non me lo ricordo se c'era, ma se c'era me lo sarei ricordato. Quindi hai conosciuto prima Pinelli, che era quello prima, tre anni esatto. Più vecchio di te, più o meno della tua età, diciamo. Esatto. Sì. E quando ci sono stati, ho partecipato alle prime riunioni, si parlava dei primi, allora c'era anche Pinelli, c'era anche Amedeo. Sì. Però io rimasi un po' disagiato perché non capivo niente di quelli che parlavano. Per me era un linguaggio ermetico, perché non mi sono mai interessato di politica, non vengo da nessun partito, da nessun sindacato, e mi trovavo un po' a disagio. Fortunatamente invece Pinelli, essendo un operaio, ma era un buon autodidatta, anzi era moltissimo autodidatta, brevissimo, e parlava in modo semplice, mi faceva capire le cose senza andare a complicare, a far vedere che conosci bene. E questo mi ha aiutato moltissimo a capire poi il linguaggio e a fare la stessa cosa e a capire il discorso. No, mentre tu cominciavi già da un po', diciamo, a far l'anarchico, a bazzicare anarchici, il rapporto con Anna com'era? Rispetto anche agli anarchici, cioè lei sapeva che tu andavi dagli anarchici, a lei non gliene fregava niente, hai cercato di coinvolgerla, no, com'era? Dato c'è questo, che quello che ci ha uniti, a me e a Anna, è che ambedue abbiamo vissuto male la nostra giovinezza. Lei non andava d'accordo con sua madre, io non andavo d'accordo con i miei zii, vivevamo male tutti e due. E quindi a lei non gli importava niente se era anarchico o no. Sì. Non era contraria, neanche favorevole. Si lamentava ovviamente che la lasciavo quasi sempre sola, perché io ero sempre al circolo, come faceva Pinelli, purtroppo. E di matrimonio si parlava, non si parlava? Com'è? Sì, sì, di matrimonio sì, si parlava, però io non volevo sposarmi in chiesa. Però c'era lei, anche lei era d'accordo, ma non riusciva a subire la pressione dei suoi genitori. E a questo punto dice, non ce ne frega niente, lo facciamo lo stesso, anche se non è coerente, io ero innamorato. Vi siete sposati. E ci siamo passati sopra la coerenza. Sì. Del fatto di sposarsi o no, diciamo. Anche perché poi erano i primi anni che ero anarchico, quindi avevo ancora molte cose da imparare, da capire, quelle che erano le contraddizioni oppure no. Diciamo. In che anno vi siete sposati, tu ricordi più o meno? Quindi io nel 52 sono andato militare. Quando sono tornato dal militare, il 54. Avevi 23 anni, così più o meno. Esatto. Sistema solo il microfono. Beh, quello che mi dicevi adesso dell'Anna, che si lamentava che tu andavi al circolo, eccetera, mi sembra che è un po' anche quello che diceva l'Alicia con Pino, mi sembra. Purtroppo, forse è una delle ragioni per cui l'Alicia, ogni volta che ci vedeva, non vedeva l'ora che ce ne andavamo. Non ha mai avuto simpatia. Non ho mai capito se non aveva simpatia con gli anarchici in quanto anarchici, sì. O perché aveva dei risentimenti nei confronti di Pinelli, non tanto di Pinelli, di Amedeo, di Luciano Lanza. Tu andavi a casa sua di Pino? Sì. Con l'Anna anche? Certo, con noi. Perché eravate amici voi? Sì, non eravamo soltanto compagni, si era stabilito un rapporto di affettivo, di amicizia, perché lui aveva due bambine, io avevo due bambini, e quindi ci si vedeva anche a livello familiare. Ma giocavano anche i bambini con le bambine un po'? Sì, sì, sì. Giocavano tra di loro. Oddio, giocava anche Anna con Pinelli, per dire, per la verità. In che senso? Perché si parlava del più del meno, diceva, adesso non ricordo come cadde il discorso,
Dice che guarda che anch'io so fare a pugni, diceva Anna, non credi di essere solo tu forte, dice, nei confronti di Pinelli, no? Dice, allora Pinelli dice, vieni qua, ti faccio vedere come si dà un cazzo, guarda che lo so fare anch'io, gli diceva Anna. Dice, fammi vedere se sei capace, ti faccio vedere come si fa a parare, disse Pinelli, no? Il fatto sta, dato che anch'io tiravo di boxe allora, non sapeva che io avevo insegnato un po' Anna la cosa, no? Lui gli sperruca sotto, che l'ho preso in pieno. Siamo scoppiati tutti a ridere in famiglia. Però Alice restava un po' fuori da questi giochi. No, lei partecipava. Ah, certo, A me, quando si trattava come rapporto diciamo, di amicizia, così. Nei nostri confronti, nei miei confronti, non ho mai avuto, diciamo, comportamenti, diciamo, distaccati, al contrario. Solo che mi dava fastidio che mi considerava succube del gruppo Gioventù Libertaria. Questo non l'ho mai detto a nessuno. Ho capito. No, stavo pensando, di Pino hai qualche ricordo particolare, in qualche situazione, in qualche manifestazione, qualcosa che ti ha colpito? No, No. Quanto vi no. vedevate? Al di là, anche al di fuori dell'attività politica, anche al di là delle riunioni, diciamo? Possiamo dire che eravamo quasi sempre insieme. Per il fatto che io avevo il tempo libero, lui aveva il tempo libero, e quindi quando non c'era da circostilare c'era da andare a volantinare, quando non c'era da volantinare c'era da fare i manifesti. Tanto è che era diventato professionista nel tirare i manifesti. Ma era il tuo più grande amico allora? Quello che vedevi di più, o avevi altri amici? No, io avevo poco amici perché non avevo neanche la possibilità di andare fuori, di spostarmi per la vita che facevo. Poi quando mi sono sposato, l'unico frequentavo solo gli anarchici e basta. Ma sempre come militante, no? Solo con Pino andavamo al cinema, anche lui mi ha insegnato a giocare a carte, a giocare a biliardo, a giocare a flipper, eravamo tutti questi insieme qua. Capito. Quindi c'era questo rapporto proprio di fraterna amicizia, eravamo molto legati, quindi parlavamo spesso dei nostri figli, come li crescevamo, qual era il senso dell'educazione che dovevamo dare. E passavamo anche delle serate intere. Io ricordo che una volta che il circolo ormai era lì, Piazzale Lugano. Piazzale Lugano, no, la prima volta quando l'ho conosciuto era Via Piazzale Murillo. Brescia, via Murillo. Sì. Piazzale Brescia, da Piazzale Brescia io abitavo sui Navigli, quindi sarà un paio di Sì, chilometri, almeno. e lui molto spesso mi veniva lui a accompagnare a casa e parlavamo del più del meno, altre volte ero io che accompagnavo lui a casa e poi tornavo da solo, Sì. eccetera. Faccio un salto piccolino. Tu come hai saputo della sua morte? Purtroppo, scusa, chiudo. Meglio, tranquillo. Cesare, tranquillo. Scusami. Non lo so, ma quando. Se vuole non ne parliamo un'altra volta, No, eh? no, no, no. Mi capita sempre che non ho capito. Ricordarmi quegli episodi. È stata la notte del 16 dicembre. Tra il 16 e il 17, perché il Cioè il 16 giorno dopo, 24 ore dopo, sì. 24 ore dopo, verso le 2 di notte, ricevo una telefonata. Io andavo a letto presto perché facevo un lavoro pesante, ero molto stanco.
a parte che ero un dormiglione, e verso le due di notte, più o meno le tre, non ricordo bene l'ora, soltanto che ero in pieno sonno, è arrivata una telefonata. Anna si è svegliata e mi ha detto: Cesare, guarda che stanno telefonando. E dice: passami la cornetta. E io, mezzo assonnato, ho risposto: pronto. Mi dice: sei Cesare? E dice: sì. Guarda, io chiamo dalla casa dell'Alice Pinelli. Dice: ti devo dire che Pinelli è morto. Mi dicono che si è buttato dal quarto piano. Io non mi sembrava vero, perché non potevo credere in una cosa del genere, perché non c'era motivo, non c'era ragione, per cui non erano tempi di rivoluzione, di azione rivoluzionaria, che potevi essere poi scoperto, eccetera. Tutto quello che facevamo era alla luce del sole. Non pensavo mai più che sarebbe successa una cosa del genere, no? E stetti male tutta la notte, ho avuto persino la febbre, e il giorno dopo non sapevo dove andare, non ricordo come, perché ci siamo ritrovati io, Amedeo, Luciano e un altro. O un'altra, non mi ricordo, nella zona di casa mia, a Baggio, che andavamo in giro come eravamo un po' spaventati, un po' arrabbiati, dentro di me c'era un conflitto forte. Da una parte sentivo il bisogno di vendicare, di vendetta, Perché eri dall'altra. sicuro già che l'avevano ammazzato, diciamo. E su questo non avevo un minimo dubbio. Io conoscevo Pinelli, non potevo credere per nessuna ragione al mondo, e non posso credere che si sarebbe suicidato, che si sarebbe buttato, anche perché conoscevo il suo pensiero sul suicidio, perché lui spesso, noi parlavamo un po' di tutto, non soltanto di politica, Sì. e quindi lui sulle persone che si ammazzavano, diciamo così. Perché non avevano il coraggio di lottare nelle avversità della vita e si arrendevano, diciamo, alle evidenze, che era tutto il contrario di quello che lui era, Pinelli, perché era un carattere, è vero, allegro, gioviale, simpatico, ma era determinato nelle sue azioni ed era molto convinto di quello che diceva, di quello che faceva. Io volevo chiedere solo una cosa di Pino, poi l'argomento è doloroso e qualcosa hai già detto, ma volevo chiedere solo una cosa. Tu ti ricordi se lui, quelli che sono diventati poi i suoi ultimi tempi, gli ultimi mesi, nel 69, ti aveva parlato, ti aveva espresso preoccupazione o paura oppure comunque rabbia, non lo so, si era sentito perseguitato da Calabresi o dall'ufficio politico, perché insomma lo sappiamo tutti, lui è stato chiamato tante volte, la storia dei treni, eccetera, ma come anche sul piano dell'amicizia, così di quando parlavate di politica, ma anche in maniera personale, ti era sembrato, questo non c'entra niente con la morte, che è stato ucciso, dico solo se l'hai visto preoccupato proprio No, arrabbiato, non lo so. no, per quello posso dire che da quando ci fu l'attentato alla Fiera Sì, Campionaria il 25 aprile. 25 aprile, Sì. Pinelli divenne l'unico compagno anarchico del gruppo perseguitato dal dottor Calabresi, della squadra politica. Probabilmente perché Pinelli era lui che teneva diciamo, la corrispondenza con tutti gli anarchici a livello nazionale ed internazionale. Per di più lui era uno di quegli attivissimi che ha dato vita a molte iniziative come la Croce Nera Anarchica, che inizialmente serviva ad aiutare
i compagni spagnoli per denunciare, diciamo, la repressione nei confronti degli anarchici. Poi divenne come aiuto e di controinformazione nei riguardi degli anarchici italiani, soprattutto a Milano. E da quel momento Pinelli veniva molto spesso invitato dal dottor Calabresi a fare così due chiacchiere, no? Dice, del più e del meno, perché cominciavano gli anni dove la tensione sociale si faceva sentire, le manifestazioni operaie si univano con le si incrociavano con quelle studentesche, alla fine si unificarono e questo creava un clima che veramente sembrava essere alla vigilia di una svolta rivoluzionaria, almeno a livello verbale soprattutto, dava l'impressione che eravamo vicini ad una svolta. Man mano che queste cose facevano, succedeva che quando c'era un piccolo attentato, bomboletta che scoppiava, Pinelli era convocato sempre da Calabresi a sapere se conosceva questo, se conosceva quell'altro. Per i primi 2 mesi, grosso modo, le cose era gentile, poi cambiò tono. Poi, quando non era più Pinelli che poteva andare quando finiva il lavoro, quando era libero, doveva andare quando lo stabiliva Calabresi. Quindi Tant'è tu hai vero che raccontato Pinelli, diciamo. ho raccontato Pinelli, diverse volte l'ho accompagnato. Mi caricava anche lui sul suo motorino sgangherato e quindi lo accompagnavo. Io ovviamente non andavo dentro, lui andava dentro e mi raccontava le sceneggiate, perché le barzellette, lui rideva perché, come sai, avrai conosciuto anche tu, Pinelli era uno che amava molto dialogare, no? Era di carattere aperto, era estroverso, no? E lui si divertiva a inventarsi delle cose sul numero degli anarchici, quanti erano, e ci raccontava quando ci si riuniva come gruppo e delle barzellette, no? Fra di loro. Allo stesso tempo venivamo a sapere che dice che lui sapeva tutto di noi, no? Che ci poteva anche dire dove passavamo il tempo libero, la domenica, anche i giorni di festa. Solo che a un certo punto Pinelli incominciò a preoccuparsi perché aveva paura di perdere lavoro, perché un conto è andare fuori dall'orario di lavoro, altro dover chiedere il permesso per andare a fare delle commissioni, certamente non diceva per andare Certo. dalla polizia. E lì ci raccontava che quando andava Pinelli, e questo bravo commissario, che era, dobbiamo dirlo, è stato molto professionale, insomma, perché ha cercato prima di fargli di comportarsi come se fosse anche lui dalla sua parte, che però era costretto come poliziotto, sapeva però che lui era una brava persona e quindi si poteva fidare, potevamo scambiarci idee, e metteva sempre la bandiera anarchica recuperata in una delle tante manifestazioni che si faceva allora, dietro la scrivania del commissario, no? E lì Pinelli diverse volte lo rimproverava, dice: non c'è bisogno che fai le sceneggiate, perché quindi tu non sarai mai di sicuro, certamente anarchico Sì, di queste cose qua. Quindi ho capito. Pinelli, per quanto mi riguarda, è stato perseguitato fin dal Sì, primo ma tu ormai lo attentato sappiamo, alla ovviamente. cosa. Voglio dire, ma invece volevo chiederti qualcosa di Valpreda. Valpreda prima del carcere, poi magari qualcosa anche Valpreda dopo. Tu, perché Valpreda,
di Valpreda, anche Valpreda, se ne avevi parlato con Pinelli di Valpreda, questo perché poi chiaramente Pinelli muore, Valpreda diventa famosissimo, però nel piccolo movimento anarchico milanese Valpreda era un personaggio sostanzialmente, o no? Tu lo vedevi qualche volta, veniva al circolo, ti io, piaceva, non per ti la piaceva? Verità, io l'ho visto diverse volte al circolo Sacco e Vanzetti, sì? Più che al... al Ponte della Ghisolfa. Non mi piaceva molto, perché era il tipico milanese, no? Che parlava sempre, bla bla bla, sapeva tutto lui. In effetti conosceva molto bene il movimento, questo va detto. Ma si dava un po' di... per quello che era il mio carattere chiuso, così, non mi dava molta simpatia, no? Sì. Anche perché poi... quando si andava in giro verso la sera tardi attaccare manifesti, aveva quasi sempre paura. E diceva, ma che cacchio, hai paura? Anche se ci scoprono che mettiamo i manifesti, mica ci possono mettere. Alla fine ci portano via la colla, come sì. Succedeva diverse volte, è successo diverse volte, ci portava via tutto. È capitato una sera invece che mentre lui se n'è accorto che passavano dei poliziotti a un 20-30 metri di distanza e anziché venire da noi in fretta a dire guarda andiamo via, spostiamoci di qua, fischiò come si fa con tra gente di malaffare, sì. Diciamo così, no? Dopo pochi minuti ci arriva la polizia. Sì. Io non era molto furbo. Non era, no, su quel lato lì non era per niente furbo. D'altra parte poi non posso dire niente di... tranne che aveva degli atteggiamenti che a me comunque non piacevano e probabilmente non piacevano neanche a Pinelli perché so... non ricordo bene la storia, non la posso raccontare perché non vorrei dire una cosa per un'altra, ma so che Pinelli dice no, tu qui non ci vieni a queste condizioni, sì. Perché questo è un circolo anarchico e qui gli anarchici queste cose non le fanno. Da allora lui, io poi ha cambiato, mi pare che andò a Roma, non ricordo bene, sono passati tanti anni, la memoria più, sì. Se n'è andata anche lei. Ma ricordo questi aspetti qua, che durante ad Ancona, sono stato ad Ancona con un incontro per l'internazionale, si doveva decidere sull'internazionale, c'era lui e c'è stata una discussione tra lui e non so chi, non ricordo, che a un certo punto Valpreda prese il portasale e la scagliò contro questo compagno qua, un'azione che... era stata rimproverata un po' da tutti perché non si fa così. Sì. Quello è il ricordo che ho io di Valpreda. Sì, volevo dire una roba. Tu poi dopo ti ritrovi dentro questo circolo di anarchici, lì poi arrivo anch'io, diciamo, quel periodo come ragazzino. Sì. Però tu e Pino, a un certo punto Pino muore e quindi resti solo tu, anche agli occhi miei di allora, eri uno dei 5 Ponte della Ghisolfa, del gruppo Bandiera Nera e tutto, però eri diverso dagli altri. Gli altri, il Maltini, Amedeo, Luciano, un po' tutto, adesso non c'era, c'era tanta gente di tanti tipi diversi, però tu, come dicevi prima, tu eri uno in un movimento che era per i diritti dei proletari, dei poveri, eccetera, gli altri erano più o meno tutti, anch'io, cioè degli studenti o dei professori o delle cose, dei borghesi, diciamo, da un punto di vista dei soldi che avevano, della vita che facevano, anche se compagni dedicati all'idea, al movimento e tutto. Tu invece eri, sia come età, che eri più vecchio, poi c'erano i vecchi vecchi che si trovavano la domenica mattina al circolo, molto più vecchi, avevano 70 anni, però... a Miano non sono stati molto importanti, quindi tu eri rimasto il vecchio del giro dei giovani, esatto. In più l'operaio, l'autodidatta, quello che si faceva un culo così dalla mattina alla sera col lavoro, mentre gli altri bene o male facevano anche le barricate, però avevano la pappa pronta, dico anch'io, quindi nessuna critica. Ecco, tu sei sempre rimasto, come l'hai vissuta questa cosa qui, che tu
te ne sei accorto, ti sei integrato bene, hai sempre sentito qualche differenza con questo ambiente? Cioè, quando tu andavi giù al circolo e trovavi gli altri compagni, dico in generale, a parte i caratteri delle singole persone, una volta poi che non c'era più Pinelli, che era un po' appunto quello come te, come età e come lavoro, diciamo, come ti sei trovato a circolo? Hai avuto problemi con i compagni per questa tua differenza, che magari, come hai notato prima, parlavano un po' difficile, la tecnoburocrazia, questo, cioè era tutto un po', diciamo, come ti sei trovato tu? No, te l'ho detto, inizialmente mi sono trovato male perché non capivo bene. Sì. Poi mi accorsi che quelle che dicevano erano le stesse cose che pensavo io, soltanto che avevo un modo diverso di esprimerle, e quindi questo, una volta superato, quindi non ho avuto problemi. Certo, io come Pino non avevo molto fiducia negli studenti, soprattutto negli intellettuali, perché usavano sempre un linguaggio che secondo me, quando parlavano agli operai, come facevo fatica io a capirlo, mi mettevo diciamo, nelle condizioni anche degli altri. Sì. E allora ne parlai con Amedeo, allora, Amedeo, quando poi facevano i volantini, eccetera. Amedeo, tutte le volte che facevo un volantino, un manifesto, lo facevamo a leggere tutti, e mi diceva a me se capivo quello che c'era scritto. E così. Quindi si partiva dal presupposto che se lo capivo io, lo potevano capire anche gli altri. E questo è stato il rapporto. Quindi non ho avuto, anzi, con Luciano, con Amedeo, con l'altro compagno. Che è Umberto? Umberto Del Grande, che era un gran simpaticone, abbiamo sempre avuto dei buoni rapporti, anche se loro, diciamo, erano figli di papà, avevano condizioni economiche, non era una ragione per vederli in modo diverso, ecco. Io ti stavo chiedendo questo, siccome io ho sempre avuto l'idea che Anna, tua moglie, sia di quelle persone che magari non si definiscono anarchiche, ma sono, diciamo, anarchiche come carattere, anarchiche, ribelli, una bella persona combattiva. E ti chiedo questo, se non voglio entrare nella vita personale più di tanto, però quando poi in tutti questi anni, quindi dopo la Pinelli, eccetera, eccetera, tu tornavi a casa, raccontavi un po' qualcosa, Anna come la prendeva la tua militanza anarchica? La vedeva con simpatia, aveva simpatia per i compagni? E anche un'altra cosa, perché non veniva con te? Poche volte l'ho vista con te, diciamo, qualche volta sì, mi sembra. Com'è la storia del rapporto fra te, l'anarchia e Anna? No, devo dire che per Anna non è che condivideva molto, aveva fiducia in me, mi conosceva come carattere, e quindi non avrebbe mai creduto che io fossi di quegli anarchici, perché qua, allora, quando si parlava di anarchici, parlava di terroristi, di quelli che mettono le bombe, di quelli che non hanno i piedi per terra. Sì. Quindi aveva fiducia sulla mia persona, quindi non era, diciamo, non metteva in discussione, sì, a volte cercava di capire, io gli spiegavo, però io non sono riuscito a convincerla, sì. No? Ma non mi ha mai ostacolato, dice vai da compagni, e anche con i compagni quando ci si divideva, perché quando ha conosciuto anche l'Alice Pinelli, eccetera, non ha mai mostrato, diciamo, del risentimento. Sì. In quanto a parlarne di quello che facevo, io ti ho detto che sono di carattere chiuso, e quindi non è che ne parlavo con lei di quelli che facevamo, non facevamo, io tenevo tutto con me. Quando mi dice cosa avete fatto, sì, siamo andati a volantinare, abbiamo parlato del più e del meno,
e basta. Certamente in ambito diverso, quando approfittavo, diciamo, degli articoli di giornale su rapimenti, su avvenimenti politici, eccetera, cercavo di fargli capire, ma più che di far capire a lei, per trasmettere a Tommaso, allora è stato il primo figlio, no? Sì. Diciamo, il mio pensiero di come vedevo io la società, di come la pensavo, in modo da darlo, diciamo, un'educazione indiretta, senza mai obbligare a dire noi siamo i bravi, loro sono i cattivi. Diciamo, esprimevo il mio pensiero come la vedevo io, in senso anarchico, cos'era per me l'anarchia, come si doveva comportare, perché accadevano queste cose, ed ero convinto di questo perché io ho avuto nella mia vita. Non ho accettato l'anarchia così, come si dice, a scatola chiusa. Nelle mie esperienze di vita ho cercato di metterle sempre in parallelo con la teoria. Da ciò che dalla teoria cercavo di metterle in pratica Sì. e ho notato che purtroppo quello che io leggevo in teoria, scritto dagli anarchici o dai libri, corrispondeva a verità. Ad esempio, io ho visto come si cambia da ragazzo, da quando non si ha interessi economici, da quando non si ha nessuna responsabilità, da quando poi invece crescendo si ha una responsabilità. L'ho visto dai miei cugini che si vergognavano del papà e della mamma quando nel commercio rubavano sul peso. Dice, allora dice mamma, dicevano i miei nipoti, i miei cugini, che vergogna rubare un poveretto. E mia zia rispondeva, sai, ma loro, cioè, qualunque cosa gli dai, una lira, 2 lire, 3 lire, tanto poi vanno in trattorie, bevono e si ubriacano, dice, almeno così, diciamo, li aiutiamo più che rovinarli, addirittura voleva fare capire queste cose qua. Questo era. E ho visto un cambiamento che non era più quello sociale, quello che comprendeva l'altro. Assumevano subito, diciamo, la cultura della gerarchia, ad ognuno al suo posto e secondo il suo mestiere doveva fare il suo mestiere, indipendentemente da quello che pensava o non pensava. Quindi Tu sei commerciante, devi fare il commerciante, devi badare soltanto a guadagnare, non a preoccuparti degli altri. volevo chiederti una cosa, l'ideale anarchico mi sembra che a volte mi sembra un po' troppo ottimista, perché forse anche simpatico per questo, però volevo il tuo parere. In realtà si basa su una concezione positiva dell'uomo, cioè pensa che l'uomo, se si ripulisce dal potere, in fondo è una brava persona, tende ad aiutare gli altri, a ciascuno secondo i suoi bisogni, le proprie necessità, tutte queste robe qui. La tua vita, fatta anche pensando da anarchico, come dici tu, anche da persona che ha vissuto, che si è confrontato all'anarchismo, non si può dire che anarchia è una bella idea, ma non tanto è un'utopia perché è lontana, ma presuppone che gli uomini siano solidali, eccetera. L'esperienza non ti ha buttato un po' di negativo su questo? Tu sei ancora convinto che l'uomo possa essere bravo e solidale? Oppure già questo che tu mi dici adesso, che questi qua crescendo, entrando nel lavoro, adottano la... Cioè gli anarchici sono destinati a essere proprio sempre una piccola minoranza, proprio perché l'uomo tendenzialmente è più stronzo che bravo? Te la metto così. Cosa ne pensi? Ecco, ti dirò che i primi anni inizialmente io credevo veramente che era possibile una società anarchica, non soltanto come piccole comunità, ma un reale cambiamento del sistema sociale. Cioè, abbattuto, diciamo, il capitalismo, no? C'era poi la possibilità di attuare. E poi, dato che non mi fermo mai al concetto anarchico così con la A maiuscola, Sì.
con tutti gli avvenimenti politici, eccetera, mi sono accorto che, in effetti, che senza un cambiamento culturale, purtroppo l'anarchismo è destinato a essere una piccola, può essere attuata, diciamo, in piccole, come si può dire, Comunità. in piccolissime comunità. Sì. Fra, diciamo, in una comunità di 50 e 100 persone, probabilmente è facile, diciamo, abolire la gerarchia, ma diversamente, senza un cambiamento culturale, oggi sono convinto, l'anarchismo è molto, molto lontano. Però questo non vuol dire rinunciare, certo, se si ha una prospettiva utopica, c'è sempre uno spirito di lotta, di raggiungere quella utopia, no? Quantomeno migliorare le condizioni, se poi non puoi raggiungere, diciamo, l'anarchismo come l'ho pensata o me l'hanno fatto pensare. Quindi attualmente, oggi come oggi, io l'anarchismo non è più, diciamo, non ne sono più convinto come lo ero, e so che non è possibile senza questo cambiamento qua. Se occorre una rivoluzione, diciamo, culturale. Senza un cambiamento culturale non cambia la sé, perché la storia di abbattere il capitalismo, che si esauriscono tutti i conflitti, non sta più in piedi. Anche perché se allora forse c'era anche una ragione di pensarlo, secondo me, perché la società era molto più semplice. C'era il padrone e c'era il servo. Quindi la proprietà era personalizzata, era individuale. Oggi invece è tutto spersonalizzato. Non solo, il mio nemico non è più il mio padrone di fabbrica, ma anche il mio vicino di casa che la pensa diversamente da me. Come conciliare queste cose se non attraverso una maturazione culturale? Questo è quello che penso io oggi adesso. No, sono d'accordo anch'io con te. Vuoi chiederti un'altra roba della tua vita? Tu sei di Canosa, anche se ci sei stato poco, perché ci sei stato da bambino fino a 7 anni e poi quel periodo, diciamo, durante la guerra e subito dopo, e cioè, poi sei stato sempre a Milano. Però Canosa è il numero due in Italia. Prima c'è Carrara, poi c'è Canosa, che era la Carrara del Sud, e che forse ancora più di Carrara adesso ha perso quasi tutto di quel passato, diciamo, tutto non credo, ma insomma ha perso una buona parte di quel passato. Quanto c'entra Canosa nella tua vita e la Canosa anarchica nel tuo anarchismo? Quindi i rapporti con i compagni di Canosa, Peppino Tota, o Damiani, o Raimo, quelli che c'erano. Cioè il fatto di aver avuto alle spalle, anche se tu sei sempre stato un milanese, cioè che abitavi a Milano, però tu sei tornato al paese per tante. Sì, Hai avuto sono. rapporti, cioè il fatto di essere un canosino, mi dicevi che già qui a Milano Certo. sei arrivato all'anarchia tramite i canosini anarchici che Bravo. stavano a Milano. Ma e quelli di D'accordo. Canosa che. E con Canosa che rapporto hai avuto tu? Con Canosa anarchica? No, io ho avuto un buon rapporto con i canosini i primi anni, no? Però poi ho notato che fra di loro erano molto rissosi. C'erano dei bravi compagni, ma c'erano anche dei compagni che io consideravo ottimi compagni, che ho avuto una grande delusione, che preferisco non Certo, parlare no, ma io dico in generale. Sì. delle motivazioni, Sì. ma ci sono ancora dei bravi compagni che effettivamente, diciamo, anche se sono rimasti soli, hanno, diciamo, a livello nel paese stesso, sono riconosciuti, diciamo, come dei buoni elementi, anche se anarchici, diciamo. Sì. Adesso non mi viene il termine, scusa. No, no. Comunque, in effetti adesso,
Se Canosa era sempre conosciuto, il movimento anarchico, l'ha conosciuto un po' da tutti, persino dalla squadra politica di Milano. Ti dico questo perché quella notte che ci hanno fermati, che è stata l'occasione in cui ti ho conosciuto anche quando ancora non sapevo chi eri, perché tu dovevi essere quello studente imbacuccato con la sciarpa, eccetera, così. Sono andato a prendere il caffè alla macchinetta del caffè e c'era la squadra politica e uno di loro mi dice, tu sei Burchio, dice, tu sei di Canosa, ah, Canosa è un forte movimento anarchico. Io non gli risposi, perché io li odiavo, al contrario di Pino che era molto socievole, parlava con tutti, credeva moltissimo negli altri. Io se c'è una cosa che non riesco a parlare con il poliziotto, col poliziotto come, diciamo, come ruolo, non come uomo, perché io distingo le due persone, Cosa vuol anche dire se che poi. distingue? Spiegalo meglio. Una volta tolta la divisa, possiamo dirci quelli che vogliamo e posso capire i tuoi problemi, ma non ti capisco più quando indossi la divisa. E vai a massacrare quello che ieri hai giocato insieme a carte. È una contraddizione in termini. Possiamo dire che comunque non so fino a quanto è vero che il poliziotto rimane sempre poliziotto anche quando non fa il poliziotto, perché l'uomo, lo sai anche te, è fatto di natura e cultura. Quindi bisogna vedere quanto incide la natura e quando sulla cultura e viceversa. Ti chiedo delle cose. Dicevi tu prima che l'anarchia, questo lo sappiamo tutti, viene identificato con la violenza, gli anarchici, i terroristi, le bombe, eccetera, eccetera. È un argomento difficile, ma la testa ci ha passato tutta la vita e anche un po' di altri anarchici. Se tu dovessi spiegare a un altro, che io fossi uno che ti dice cosa c'entra l'anarchia con la violenza, tu cosa ti viene da rispondere? Che rapporto c'è tra anarchia e violenza? Ecco, io gli risponderei che innanzitutto l'anarchia non è e non può essere violenza, se intesa nel senso proprio. Perché si è anarchici proprio perché si è contro la violenza. Ovviamente, bisogna vedere poi chi è il violento, colui che si difende perché ha fame o colui che ti lascia morire di fame, pur avendo la possibilità di aiutarti. Allora, se la difesa è violenza, allora sono violento, siamo tutti violenti. Non esiste la violenza e la pacifica, la non violenza. Io non sono violento, ma io non dico non sono violento, io sono più che pacifista, sono un uomo pacifico. Non sono un pacifista, nel senso che se mi attaccano, se mi mettono nella condizione di non poter vivere, ovviamente devo reagire. In questo caso mi possono dare del violento, ma non sono io a essere violento, nel momento in cui difendo un mio diritto. Difendo, non attacco, difendo. Questa è la mia concezione, è quello che io posso trasmettere a chi mi fa questo paragone. Cosa c'entra? Certo, ci sono coloro che credono nella violenza, però secondo me non hanno capito bene cos'è l'anarchismo. No, sono d'accordo. Un altro argomento su cui volevo chiedere, poi se vuoi dirci un Sì, tu piccolino. vai, io magari. No, no, tu, se vuoi ti chiedo Vai, qualcosa. vai, vai. No, io volevo chiederti questo, ma sempre sulle generali, ma secondo me serve, poi mi dia anche il tuo parere, un tema importante fra le persone in generale, fra gli anarchici che dicono di avere delle bellissime idee, moderne, tutto il resto, e la questione della donna. Tu prendi la foto, poi immagino anche del gruppo anarchico di Canosa, ma io ho visto la foto del gruppo anarchico di Trieste nel 1900, ma prendi anche quella dei gruppi anarchici adesso, tante volte, e le donne sono una minoranza. Allora in passato addirittura non ce n'erano, ce n'era una, proprio c'è la fotografia dei militanti, sono tutti maschi. E
E questo è già un primo problema, però in generale, secondo te, per la tua esperienza, negli ambienti anarchici, per quel che hai visto tu, c'è lo spazio che le idee dicono che ci dovrebbe essere per le donne, per esempio, le donne sono sempre guardate in una certa maniera, se una è donna è comunque una donna, si guarda come è vestita, adesso ti dico qui, cioè se io ti dico anarchia e donne, tu cosa pensi? Anarchici e donne e anarchiche. È un tema un po' delicato e forse un po' difficile, ma c'hai qualcosa da dire? Quello che hai visto in tutti questi anni. Quella che ho visto io è che nei confronti delle donne, diciamo delle mogli che ho conosciuto io, delle compagne, i compagni soprattutto, adesso non vorrei dire i meridionali, ma nella maggioranza, diciamo, del meridione, la donna la vede ancora, in un certo senso, come un oggetto. Non le dà lo spazio necessario per un'emancipazione reale. Io parlo, per quello che ho conosciuto io, l'ambito di Canosa agli anni che alla cui la frequentavo adesso, ma anche adesso quando ne sento parlare, questa cosa che alcune cose gli uomini le possono fare, le donne no, c'è ancora, anche fra compagni anarchici, anche Anche qui a Milano, ti qui a Milano, molto meno di dirlo, però ce ne sono diversi che vedono questa differenza. Ma a Milano c'era una presenza femminile nei circoli negli anni più difficili? Sì, diciamo che rispetto al movimento erano pochissime e il loro momento di ascolto era molto breve. E comunque gli anarchici di cui ho frequentato io e nel mio gruppo stesso, dobbiamo dire, abbiamo avuto sempre una distinzione, soprattutto quando si del mondo femminile, perché in effetti non erano proletarie, ma erano, diciamo, la borghesia, le donne appartenenti al ceto borghese. E quindi non la vedevamo come una liberazione. Solo successivamente questa opinione, diciamo, si è ammorbidita e cambiata. Ma adesso, per quanto mi riguarda, c'è una grande apertura, ma non vedo più di tanto, in effetti. Soldi per cioè tu ce l'hai o vedi che in giro No. c'è questa apertura? Io l'apertura ce l'ho Sì. al 100%, Sì. anche se intimamente, devo dirlo, non, sotto certi aspetti non sarei pronto ad accettarla in toto, diciamo, perché il rapporto tra un compagno e una compagna finisce sempre nel problema del rapporto sessuale. Tutti i movimenti, io conosco gruppi che si sono rotti, che sono diventati nemici, sempre attraverso il problema della donna, il problema del sesso, della gelosia, cose che non abbiamo superato, cioè, scusa, che non ho superato, che però lo accetto. Ne soffro, ma non dico di no. Io ho Non credo che avuto. sei solo tu però che ha questo problema, magari gli altri non se ne rendono conto, ma non sei solo tu Io che... non mi vergogno a dirlo, io no, Anna, faccio l'esempio personale così non offendo nessuno, si era invaghito di una persona perché io lei le piaceva molto ballare. A me non mi piaceva, io preferivo andare a attaccare manifesti che andare a ballare.
L'accompagnavo con le sue altre compagne di quartiere di cose, e andavo a ballare. E si era invaghita di un giovane. Allora mi dice, lei Anna ha tutti i difetti, però un difetto, c'è un, diciamo, un pregio. Sì. Che dice tutto, non è capace di tenerselo con sé. E mi confessò e mi disse: guarda, a me succede a me così, 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 cosa devo fare? Io naturalmente l'ho preso con molto dispiacere, ma non ebbi il coraggio di dire no, tu questa cosa non lo devi fare. Cioè, guarda, sei tu che devi scegliere. Io non ti posso dire sì e no perché ti condiziona. La tua scelta, certo, a me non può farmi piacere. Poi sei tu che devi scegliere. Alla fine poi lei mi ha ringraziato perché il giorno dopo questa, diciamo, questa passione qua, che è stato forse probabilmente un momento di debolezza o qualcosa, come capita a tutti gli esseri umani, gli era passata ed è finito lì. E da quel momento lei ha avuto anche una, non so se è giusto parlarne o no, ha avuto un, diciamo, nei confronti di Amedeo un grande apprezzamento Nei confronti di? Perché? di Amedeo, perché ne parlò con Amedeo, non sapeva cosa fare. Amedeo giustamente gli disse: guarda, non devi dirmelo, io non ti posso dare, non ti posso essere di aiuto in questa cosa. E lei l'ha apprezzato molto perché è lei che me l'ha detto, io non l'ho saputo da nessuno. E non gliel'ho detto neanche ad Amedeo, che poi che alla fine mi ha detto che ti ha parlato di te, ti Sì. ha parlato di me, di quell'episodio, diciamo, di questa cosa qua. Io voglio dirti una cosa, adesso abbiamo chiacchierato tanto e io che sono più giovane di te, probabilmente sono più stanco di te. Beh, non so se tu sia stanco o no, ma io volevo chiederti una roba. Prova a pensarci un attimino. Fa conto che questa sia l'intervista importante della tua vita. Non dico l'ultima perché. Però no, per capire. Speriamo. No, scherzo. No, ma voglio Sì, dire, una secondo te di battuta. che cos'è che non abbiamo parlato? Qualcosa che ti sta a cuore e che secondo te, se ti viene in mente, non sei obbligato a trovarlo. Dei figli. Sì, beh, certo, dei figli non ne abbiamo Figli parlato. e figli e anarchia, Io diciamo, nel anarchia, senso, e beh, tu certo, dicevi che sempre un volevi rapporto trasmettere a Tommaso, poi anche a trasmettere, Rodolfo, esatto. immagino, le cose come padre o come padre anarchico, le cose poi si dovrebbero mischiare un po'. Se devi fare un bilancio, adesso io non entro nel dettaglio della vita, cioè per sono cose troppo complicate, ci vogliono tante Certo. ore, ma se devi tirare un bilancio, cioè in età da tirare anche qualche bilancio, come ti è andata come padre? Tornando indietro, adesso tutti cambieremo tante cose, ma so, cosa ti ispira questa idea che diceva Aurora dei figli, eccetera? Dirò che per quanto riguarda i figli, io mi sono sempre rifiutato di parlarne direttamente con loro quando erano più Di ragazzini, anarchia, eh? di anarchia, perché soltanto mi sono preoccupato come prima cosa, che era quella che a me impediva di essere anarchico, di mettere in discussione la religione. E su questo aspetto qua sono riuscito, diciamo, a convincerli e loro stessi poi a mettere in pratica che la Chiesa, la religione sono un freno morale nei confronti del cittadino, è una forma di controllo, portando degli esempi da quando lo ero bambino, diceva che il pane, il grano non ce lo dà nessuno. È il tuo nonno che c'ha la campagna, che va a lavorare, viene a casa stanco e ci porta il pane a casa, ti porta il grano, fa la farina, fa il pane, e non è certo Gesù Cristo
o credendo in Gesù Cristo, non esiste nessun essere supremo su queste cose qua. Grosso modo, su questo aspetto qua non ci sono state contraddizioni. Sì. Non mi hanno detto, ma no, sono tutte stupidaggini che stai dicendo, L'hanno accettato senza... Per quanto invece riguarda il mio ruolo come anarchico, loro non mi hanno mai detto, ma perché sei anarchico, ma sbagli a essere anarchico. Tommaso ha frequentato sempre gli studenti di quartiere di sinistra, ha frequentato anche i compagni anarchici, ma lui, come mi ha ricordato una volta Pinelli, mi disse in un episodio, non mi ricordo perché, disse a Tommaso e mi disse a me, dice, tu non sarai mai un anarchico, gli disse a Tommaso, l'ha preso in pieno, ci ha azzeccato in pieno, infatti lui è tutto tranne che un anarchico, non è contrario, non è contro. Sì. Per quello non combatte gli anarchici, ma non ci crede e si comporta in un modo di, diciamo, come un qualsiasi borghese, un qualsiasi diciamo non anarchico. Sì. Diciamo che i valori anarchici non li ha acquisiti lui. Sì. Anche l'altro non li ha acquisiti neanche, però diciamo non sono neanche, hanno apprezzato, diciamo, l'unica cosa che sono riuscito a trasmettere è l'onestà e il coraggio di affrontare le avversità della vita così come senza grandi illusioni. Sì. Quindi diversamente non ho avuto, diciamo, lo devo riconoscere, quella capacità teorica di fare grandi discorsi, di saperli mettere. Coglievo le piccole occasioni per far vedere perché e per come ero anarchico e come si deve essere anarchico. Loro. Loro mi hanno sempre rispettato, non so se mi rispettano come anarchico, non gliel'ho chiesto, sì. Ma penso di sì, perché se avevano, diciamo, delle problemi nei confronti degli anarchici lo avrei capito, invece su questo sono sicuro che loro mi rispettano sia come padre, sì, che come anarchico. Così, la stessa cosa posso dire di Anna. Anna, sotto certi aspetti, è stata ed è più anarchica di me, sotto certi aspetti. Mi ricordo un episodio quando c'è stato, non mi ricordo che anno, anni 80, che c'erano i grandi scioperi, lo sciopero della spesa. Ecco, c'era lo sciopero, si andava nei supermercati, ci si organizzava, no? Si andava con i carrelli dentro, si riempiva i carrelli, si sequestravano le cassiere, no? si caricava il carrello e si portava fuori, si faceva la spesa senza pagare in pace. Anno ha sentito di questa cosa, dice vado io. Io avevo paura, quel giorno lì, non che avevo paura di farlo, no? Ero in una fase difficile del mio lavoro, perché cercavo di essere sempre più, diciamo, indipendente, che non ci sono mai riuscito, però ero legato in certi momenti alla cosa. E qua non potevo partecipare a questa cosa. Ho detto, vado io. E è andato a fare la spesa, quel giorno lì, ha portato a casa un carrello pieno di mangiare, diciamo. Udite, allora, non abbiamo finito, almeno questo volevo finirlo, con te
il discorso del lavoro, perché eravamo rimasti che poi tu ti eri messo in proprio, hai preso il tre ruote, eccetera, eccetera. Da allora fino a quando sei andato in pensione, fra virgolette, tu cosa hai fatto? Hai fatto sempre lo stesso mestiere, lo stracciaio, quello che dicevi prima che si chiamava lo strascè, eccetera? Sì. Sì. Indipendente o sotto padrone? Allora, io ho sempre fatto, l'unico mestiere che non volevo fare era lo strascè. A parte il contadino. Poi per fortuna non era più strascè come era stato inizialmente, era diventato un'industria, più che altro un'industria. Sì. E quindi io lavoravo in parte con mio zio e in parte lavoravo in proprio. Cioè io avevo il mio mezzo, avevo la mia clientela, no? Che portavo la merce a lui, lui mi dava il denaro sufficiente per fare i contratti di acquisto, poi li scontavo quando andavo, gli vendevo la merce. Quindi ho avuto la possibilità di lavorare in proprio, però come anarchico non me la sono sentita. Anche quando andava male, io ho avuto sempre il compagno che mi ha fatto conoscere l'anarchia, abbiamo lavorato insieme, no? Io avevo in mezzo, avevo i soldi, lui era più povero di me, anche perché lui ce li spendeva in un altro modo, aveva un amante, fatti suoi, spendeva, più che portare i soldi a casa sua, li portava da un'altra parte. E dicevo, ma noi come facciamo a mettere via? Dobbiamo mettere via qualche piccolo capitale se vogliamo andare avanti, sennò sembriamo sempre dei morti di fame, non riusciamo ad andare avanti. Allora io lo tenevo, diciamo, come socio. Sì. Se va male a me, va male a te, si divideva in due, buonanotte. Non mi andava di passare come padrone. Sì. Poi ci siamo messi, diciamo, c'è stato un momento che ci andava bene, abbiamo avuto bisogno di un altro giovane, un ragazzo, e abbiamo preso un ragazzo. E c'erano i momenti che non avevamo i soldi. Io da parte mia, senza dire niente al mio compagno, gli davo qualcosa in più, per magari lui la prendeva, si offendeva, eccetera, gli davo qualcosa in più al ragazzo. Però l'ho vissuta male questa cosa, e alla fine ci ho detto, senti, mi dispiace, ma no, non possiamo tenerti, io non me la sento di fare padrone di nessuno, sì, perché non dipende da me, se io non ho la possibilità, sì, non posso pagarti e stare digiuno io, a un certo punto devo pensare prima a me. Quindi io mi sono sempre, potevo con mio zio oggi essere, se non un milionario quasi, perché mio zio è uno dei milionari diventato di Milano, ha le cartiere a Milano, a Verona, a Torino, anche in Spagna, in Germania, tutte quelle cose lì. Il fatto che poi io ho avuto questo conflitto con loro, sapendo che era anarchico, eccetera, eccetera, non abbiamo legato, io ho rifiutato fin dall'inizio il ruolo, diciamo, di quello che doveva comandare, perché mi è capitato anche andando a lavorare in certi spazi, come ho fatto persino dove si fondono i metalli, si fanno i lampadari, eccetera, sì, eccetera. C'è stato un certo punto che il principale era un veneziano, dire la verità, e che alla fine del mese, all'incirca dopo 6 mesi che lavoravo con lui, alla fine del mese, dopo la busta paga, mi mette 100 euro in più. E io gli chiedo, scusi, ma cosa sei? Ho visto che lei è una brava persona e mi sta dietro, dicevo, se per questo io la prendo, ma se me la dà perché devo controllare gli altri, glielo dico subito, io rispondo soltanto del mio lavoro. Mm. Allora dice, no, dice, va bene, io l'apprezzo quello che dice,
So che in effetti lei è un bravo lavoratore, perché a me è sempre piaciuto molto. Qualunque tipo di lavoro che ho fatto, era uno che diciamo, si innamorava del mestiere, mi innamoravo e lavoravo come se fosse uno schiavo, senza che gli altri me lo dicessero. Era proprio nel mio carattere, probabilmente perché io vivevo male e sfogavo tutta la mia rabbia, le mie energie sul lavoro. Posso chiederti se hai conosciuto Lello Valitutti negli anni? Sì, però non ho avuto molta simpatia perché io ho sempre odiato diciamo le droghe, leggeri o pesanti che siano. Non li ho mai apprezzati, non ho mai avuto, diciamo, non sono neanche stato moderato con chi usa questo. Anche quando ho saputo che l'hanno provato io, non me l'hanno mai detto, ma io ho capito che chi frequentava la sinistra, di sicuro qualche sigaretta l'hanno fatta, qualche spinellata, che poi alla fine, molto più avanti, mi dissero sì, abbiamo provato, ma loro in effetti non si sono mai lasciati condizionare e alla fine hanno svolto dei ruoli per aiutare altri ad uscirne fuori, diciamo. Come persone valitutti non ho mai avuto simpatia per questa. Lo so, ed è nato da un episodio, perché non mi ricordo, io ho dovuto andare a portare un documento che avevamo sottoscritto, doveva sottoscrivere, e sono andato da Valitutti. Ed era in una stanza, grosso modo come questa, e c'erano tutti i compagni per terra che fumavano. Sono rimasto talmente male che da quel momento lì io odiavo sentire parlare di droghe, soprattutto quando si scrivono sui muri, tutte quelle cose lì. Ok, e poi volevo chiederti se dopo la morte di Pinelli è continuato un legame affettivo con la famiglia Pinelli, con le figlie, con Licia, tra di voi, dato che vi frequentavate prima, cos'è successo dopo? Adesso non lo so se quanto c'entra o quanto no, perché io sono rimasto quando c'è stato il funerale sulla bara c'era una croce e non era certo quello che voleva Pinelli. Solo, per fortuna ci sono un compagno, non so chi, misero una bandiera sopra, qualcosa. E ho avuto, non l'ho mai detto a nessuno, questa cosa qua, un certo risentimento nei confronti della Alice Pinelli. Per questa cosa qua che non volevo che, perlomeno doveva rispettare il pensiero del suo compagno. Anche se come in tutte le famiglie ci sono gli alti e i bassi nella vita, ci sono dei momenti che si va d'accordo, momenti che non si va d'accordo, come è capitato a me, e capitava a lui, capita a chiunque, eccetera. Ma al di fuori di questo, quel fatto lì di avere sulla bara quella croce lì, no, non mi è andata. E poi anche una frase che non ricordo sul libro che ha scritto, lei ha scritto un libro Sì, su. una storia quasi soltanto mia, intervista fatta da Ecco, Piero bravo. Scaramucci, che era il direttore di Radio Ecco, adesso Popolare. non so se è bene parlare perché non ricordo esattamente l'episodio, ha detto qualcosa che a me non mi è andato. So che volevo chiamarla e parlarne, esprimere il mio pensiero, poi non l'ho fatto più. E l'ho incontrato una sola volta, mi pare, quando all'Alcione, quando ho tenuto un discorso, Sì. perché ti ricordo,
Non so se è stata all'Arcione che presentavi tu, mi pare, all'Arcione. Sì, era una, sì, un'iniziativa che era stata fatta il 15 dicembre, che parlò anche Cesare in, sì, pubblico. Non so se è stato in quell'occasione o in un'altra che ci siamo visti con le figlie, non frequentandole più la famiglia, non andando più dalla... No, sono stato diverse volte dalla Alice, 3-4 volte così, ma non più di tanto. Quindi non c'è stato più questo rapporto come è stato inizialmente, diciamo. Ci si conosceva, ci si parlava, ma forse ci siamo anche telefonati, ma non al di là di questo, diciamo. Sì. E come... cosa cambiò tra di voi nel circolo? Cosa accadde dopo rispetto all'impegno, alla militanza? Sarebbe un discorso lunghissimo raccontare degli anni successivi, e poi non è neanche il caso. Però rispetto al tuo impegno... No, il mio impegno come anarchico non è mai venuto meno. Anche quando, dopo la morte di Pinelli, intorno agli anarchici si era fatto un vuoto, tutti gli anarchici chissà perché erano spariti, non se ne vedevano pochi in giro, e mentre io sono rimasto quello che ero, ormai convinto delle mie idee, delle mie azioni. Soprattutto, a maggior ragione, se prima avevo qualche dubbio sull'anarchismo, non lo ebbi dal momento conosciuto, quando, come effettivamente indossare una divisa o avere un rapporto gerarchico può portare inevitabilmente prima o poi ad azioni violente. Io vorrei dire, per quel che conosco io Cesare, ma è stata una vicenda generale, il caso Pinelli, per come è avvenuto, anche per chi non l'ha conosciuto personalmente, è stato proprio un caso che ha cambiato la vita di molte persone, cioè non solo strettamente nell'ambito anarchico, ma in generale molta gente ha trovato nella morte di Pinelli una ragione per fare politica, diciamo, che poi si mischiava con Piazza Fontana, con la repressione, ma la figura di Pinelli è diventata proprio un catalizzatore di attività. E per quel che ho visto io, che conoscevo Cesare, che allora aveva 40 anni, per me ne aveva 200, diciamo, perché io ne avevo 18, Cesare, ma come tutto l'ambiente, anche se è brutto dire queste cose, perché c'è la frase che dice: quando un anarchico cade, un altro prende il suo posto. Ecco, nel caso di Pinelli è caduto un anarchico e molti hanno preso, almeno idealmente, il suo posto. È stato un acceleratore di impegno, cioè è stato proprio un marchio nella vita di tante persone che forse se ne sarebbero, poi tanti se ne andarono, la maggioranza è scomparsa, però un certo numero di persone sono proprio rimaste anche grazie all'impatto che ebbe sulla loro vita privata la questione di Pinelli. Questo avvenne per esempio per Franco Serantini, quello poi lasciato morire in carcere nel maggio del 72, 3 anni dopo, a Pisa, che faceva parte del gruppo Pinelli di Pisa, e che era legato, ma come lui poi è diventato più famoso perché è stato lasciato morire in carcere, eccetera, ma tantissimi giovani allora, per Cesare, che me lo ricordo io, diciamo, credo nel mio ricordo, che continuò a fare quello che faceva prima, ma con ancora maggiore convinzione, cioè col fatto che veramente c'era stato strappato un compagno e bisognava fare, cioè credo che sia così, proprio ci sentiva il dovere, nessuno avrebbe mollato, lui probabilmente come carattere, come persona, non avrebbe mollato lo stesso, ma certo quel che è successo a Pino è stata un'ulteriore garanzia che non andava in campagna, diciamo. Sì, ma dobbiamo anche aggiungere che questo però è anche dovuto dal nostro coraggio, anche se avevamo paura, perché noi eravamo nel mirino della squadra politica, mica soltanto Pinelli, anche se non, diciamo, nei nostri confronti non sembrava, ma colpendo Pinelli si colpiva il gruppo poi alla fine. Noi abbiamo avuto il coraggio di andare avanti con grande manifestazione e denuncia, siamo scesi in piazza pur sapendo
il rischio che andavamo incontro. E quindi col nostro impegno che abbiamo fatto la controinformazione, che quello poi alla fine ha convinto anche il borghese a fare autocritica, a vedere in effetti come le cose erano andate, e che poi si è sviluppato quello che tu dici, un movimento, dice, se non quegli anarchici che prima ci erano vicini, ci sono avvicinati molti altri giovani che sono poi venuti di sinistra, ovviamente, magari anche di centro, che ne so, sì, ma molti altri si sono avvicinati, e piano piano, il circolo, se il primo anno, io posso dire perché ero quello che apriva e chiudeva il circolo alla fine, non erano più vuoti, cominciavano a essere pieni. Quindi quando abbiamo visto che eravamo frequentati da tante iniziative che noi facevamo, quindi vuol dire che la nostra azione è stata positiva nel rilanciare anche dopo, diciamo, quella azione criminale dello Stato. Sì. La prima volta che ho conosciuto lui, che non sapevo che era... Non so, tu forse non eri neanche anarchico ancora, no, non lui, lo so. Allora, lui è vecchio e perde qualche colpo. In realtà, noi ci siamo conosciuti. Allora, non lo so, questo è un problema, diciamo, più mio che suo. Io la prima volta che ho visto Pino e degli anarchici del Ponte, li ho visti nel marzo del 68 a una conferenza alla Casa della Cultura in centro, sì, e c'era Masini che presentava il suo libro sugli anarchici, e c'erano gli anarchici, sì, non so se c'eri anche tu, c'era Amedeo, c'era Gianni Bertolo e c'era Pino, che mi ricordo, che davano i volantini. Sì. Che davano i volantini, chi sono gli anarchici, quello con l'anarchia con la bomba, e poi mi dettero il volantino e mi dissero: perché non ci vieni a trovare, che stiamo mettendo a posto la sede di Piazzale Lugano per l'inaugurazione, che fu il primo maggio del 68, esatto, che venne inaugurata la sede, con una bellissima manifestazione molto simpatica, il circolo pieno così, poi primo maggio 68, quindi maggio 68, con la sede era in un ammezzato come qui sotto, con una finestra così, e a un certo punto spensero le luci e uno piccolino vestito da anarchica, quindi con un mantellone nero, si buttò giù, da sopra, e questo era, fra l'altro, il personaggio di cui adesso mi sfugge il nome, che è quello che è dentro il Gabibbo. Gabibbo, sì. Sì, lui, che adesso è un artista, eccetera, eccetera. Lui venne, era di quelli di Grock, gruppo teatrale, quelli di Grock, ma adesso mi sfugge il nome perché sono vecchio, ma lo conosco, e lì ci fu questa manifestazione. Quindi lì siamo il primo maggio del 68, e di sicuro Cesare c'era e c'ero anch'io. Dopodiché, probabilmente non ci siamo mai parlati tanto, però io in quell'anno e mezzo, fra il maggio del 68 e il 69, ho frequentato da giovane, non ero membro del circolo, ero un ragazzino, però facevo parte del gruppo degli studenti. Ieri sera ho visto uno che tu non ti ricorderai, ma che era con me nel gruppo degli studenti, si chiamava Giulio, un ragazzino magro e biondo, e l'ho visto ieri sera qui all'amministrazione antifascista. E qui, poi dopo io, quando l'ho visto in questura, lui probabilmente mi ha notato di più, però in realtà mi aveva già visto, magari non avevamo mai parlato personalmente a lui, però io avevo frequentato l'ambiente, tant'è che mi presero perché bazzicavo gli anarchici, non tanto perché frequentavo il Ponte, ma perché avevo messo su il gruppo anarchico nel mio liceo, e lì ero un po' più, diciamo, conosciuto a scuola, eccetera, siccome cercarono un po' tutti gli anarchici, presero anche a me quella sera lì. Poi dopo ci siamo conosciuti meglio e parlati di più dopo, però io credo che già nel marzo del 68, se tu eri, se te lo ricordi, sulle scale della Casa della Cultura, lì c'era Masini, in conferenza c'erano gli anarchici che davano... Erano gli anni che noi avevamo una grande attività. Sì, negli anni, robe tutte le settimane. Poi da quando sono passati centinaia di ragazzi, non dico centinaia di ragazzi dal circolo di... sia prima di Piazzale Brescia... che del Ponte della Ghisolfa, centinaia ne sono passati. Sì. Di lì abbiamo, che di lì a in via Murillo è nato il gruppo dei Provos sulla scia di quegli olandesi. Degli olandesi.
Poi abbiamo fatto iniziative sulla, come si chiama, contro il militarismo, che poi l'abbiamo lasciato quando il partito, i comunisti l'hanno fatta propria quell'azione come adesso mi viene il termine, Non mi ricordo, ma lì poi c'erano loro, dico perché erano i più vecchi, ma avevano organizzato contribuito a organizzare le marce antimilitariste con i radicali, iniziative anticlericali, no, c'era un pieno di attività che era, no, era bello. Va bene. Aurora? Volevo chiederti se... Se volevi chiedere qualcosa, perché prima, ma era per quella cosa che si era sbagliato di... Beh, ci conosco Pinelli Eh? e gli altri compagni. Io li conoscevo tutti. Cesare, Sì, io ti conosco. conoscevo da... Cioè, non so se c'era un incontro. È finito, no? Sì. Sì. Io non so se ci eravamo incontrati prima. A Sì. Carrara, forse. Ah sì, forse Ho conosciuto c'eravamo anche tua ah sì, al sorella. congresso internazionale, giusto? Tu c'eri al congresso internazionale? No, forse No. no, c'era, no, lui non No, c'era, io c'era una Pinelli volta che ci sono era. stato, a un congresso ci sono stato, Nel non mi ricordo. 71 sei stato giù, credo, in nono congresso, Sì, che c'ero lì giù anch'io, che c'era mi anche lui. ricordo, che c'era Umberto Del Grande, Sì, abbiamo nel fatto un 71, po' tutto il sì. gruppo di Milano, Dove tutto ci il gruppo siamo di conosciuti Milano. io e Sì, lui. sì. No, lei conosceva Pinelli oltre al resto perché figlia di suo padre che stava a Marina di Carrara. Pinelli andava al mare a Marina di Carrara, quando andava a Marina di Carrara andava a trovare suo padre e quindi trovava sua madre e le figlie, diciamo. Perché io conoscevo tutti, mio babbo conosceva tutti, Certo, Carrara era un punto, un crocevia per gli anarchici di tutto il mondo perché aveva già questa nomea, Meschi, Lotti, eccetera, quindi certo. tutti arrivavano. E suo padre era una figura molto interessante anche da questo punto di vista, perché un po' come i vecchi anarchici, tanti, era un proletario, era un terone, perché era di Siracusa, era un proletario, era un immigrato al nord ed era uno che comunque era un autodidatta, anche se a un livello superiore, però partiva da uno che aveva Sì. fatto, non so, aveva fatto le medie o cosa aveva fatto La comunque. sesta, Eh? era arrivato alla Terza sesta. elementare? La sesta, Ah, la sesta, quindi c'era sì, la la prima sesta media, lui. voglio dire. Ah. Quindi era, no, voglio dire, ma poi era proprio nell'anima un proletario, ma, cioè, un movimento che faceva un po' la retorica degli ultimi, e allora faceva parte di quel movimento che lo era. Cesare era già un'eccezione, perché il movimento del 68, che è simpatico, bello, sono venuto fuori anch'io, però era un movimento per tanti aspetti borghese, diciamo, dal punto di vista sociologico, dico, proprio come dato di Sì. fatto. Erano figli di papà. Ecco, che quando Che faceva poi la tra l'altro è manifestazione, ecco quando stato aveva la un pappacata errore enorme, pronta, un errore per anch'io, noi. e questo era una differenza antropologica fondamentale, diciamo. Quindi, Ma secondo me è andata no, ma secondo me è bella, poi c'hai benissimo. materiale su cui Sì. lavorare. Tu che È impressione andata hai, Cesare? benissimo. È andata molto bene. Che impressione hai tu di oggi? Di quel che hai detto così? Oddio. Ti dico la verità, non te lo so dire, dato che io molte cose non le ricordo, no, avendo detto un po' qua, un po' là, magari mettendoli insieme viene fuori qualcosa di Però è buono. venuto No, fuori sei qualcosa di fuori. buono, perché È molto buono, perché non ho... come dicevo Dici? prima, non è che è venuto fuori un contributo importante per No, perché ricostruire io la è la prima storia degli volta anarchici. che, Forse ma vista da... scusa, degli è la prima volta Forse che vista da io ho fuori. un'intervista così a braccio, senza... Ma perché Questa è siamo più qua, ci bella. sono E loro. sono, Siamo e io loro. sono, È al un di là come valore. sia andato, sono contento in Sì. ogni caso. Però ma vedrai Volevo che... dire una dimmi. cosa, forse vista da quell'angolino là, quello che non è venuto tanto tanto fuori era il, sì,
gli studenti, gli intellettuali, eccetera. Però la funzione di Pinelli, la funzione tua, la funzione di mio babbo, di tanti altri, sì, che avevano comunque una dimensione intellettuale sì, forte, però che riuscivano a calarsi ed essere il primo contatto con il simpatizzante, con quello che si avvicinava e che si avvicinava e non sapeva niente. No? Beh, Cesare era decisamente sì, più timido, Pinelli, sì, Pinelli però, era un chiacchierone. Lui era un, esatto, una roba che ma era anche un simpaticone. Parlava di tutto, parlava di tutto, con tutti. Una cosa sola volevo dire.